Condanna alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale per la durata della pena. Condanna inoltre l'imputato al pagamento delle spese processuali. La motivazione della sentenza sarà depositata entro 60 giorni. L'udienza è tolta. In una democrazia liberale i giudici applicano la legge, non fanno resistenza, resistenza, resistenza contro chi è stato scelto dagli elettori per governare. In una democrazia liberale chi governa può essere giudicato solo dai suoi pari, e cioè dagli eletti dal popolo. La casta dei magistrati vuole invece avere il potere di decidere al posto degli elettori, e direi che è arrivato il momento di fermarli. Grazie. Con la mia condanna la nostra democrazia si è trasformata in un regime contro il quale tutti gli uomini liberi come voi hanno il diritto di reagire in ogni modo. Grazie. Il film è costato moltissimo, come dicevo prima, è costato tipo 7. Il 25% più di quello che doveva costare, è costato 8 milioni e mezzo. Io per stare tranquillo, farli stare tranquilli, l'unica volta, io lavoro solo con la RAI, se devo coprodurre con una rete televisiva, insomma, ogni tanto qualcuno fa delle scelte. Insomma, da quando posso decidere io, da quando ho una mia casa di produzione, da chi farmi finanziare il film, è stata l'unica volta in cui non ho detto alla RAI, insomma, ho preferito farlo da solo. Poi dopo che il film è uscito, è stato acquistato dalla RAI per un milione e mezzo soldi, di euro. Per un milione e mezzo di euro, per cinque passaggi in cinque anni. Ora, di questi cinque anni, insomma, sono passati già passati tre anni e un mese, rimane un anno e 11 mesi, insomma. I miei genitori mi hanno insegnato ad assumermi la responsabilità di quello che dico, di quello che faccio, delle mie scelte o delle mie non scelte. Io non ho mai saputo perché... Cioè, stai dicendo che l'hanno ritirato l'hanno dal mercato? No, nessuno lo può vedere in televisione? No, io sto dicendo semplicemente che per ora non è stato messo in onda. Insomma, che qualcuno mi spieghi perché, tutto qui.